I passi lasciano una traccia lungo il sentiero. L'essere umano è in cerca del suo equilibrio, ma pur non sapendo dove finisca il sentiero, lo affronta perché è in cerca di se stesso. La mente a tratti approva questa ricerca delle emozioni. Un cammino considerevole per chi cerca risposte al proprio carattere, o forse solo certezze, che sappiano toglierci quel senso d'angoscia che si prova quando non ci si sente parte di qualcosa. Qualunque persona vuole sentirsi parte di un'idea, di un concetto o di un'emozione, cercando di evitare di cadere nell'utopia più totale, nella perdita totale di riferimenti e la conseguente caduta dell'autostima. L'emozione non deve diventare utopia, deve esistere forte e chiara, ma tutto questo non si raggiunge semplicemente scrivendolo su un foglio. Bisogna mettersi in gioco costantemente, non smettendo mai di essere curiosi. La curiosità ci spinge, di conseguenza, a esplorare posti non definiti, dove percepiamo l'energia dei tempi passati, a tratti dipinta sul muro della decadenza. Nel momento in cui percepisci questa energia, non puoi fare a meno di continuare a porti domande. Chi sono? Perché vivo? Cosa cerco dalla vita? Cosa pensi di fare? Cerca di arrenderti, non potrai mai andare avanti! Non inseguire i tuoi sogni, è pericoloso! Ma che cazzo fai? Devi lavorare! Arrendersi non è mai la scelta giusta nella vita. Bisogna sempre continuare a credere nei propri sogni, a credere nelle proprie emozioni. Vi sono persone che ci aiutano a credere nei nostri sogni. Io per fortuna ho conosciuto questo tipo di persone che hanno creduto in me, hanno creduto nei miei sogni. Una in particolare, una persona che ha saputo darmi tre aspetti fondamentali della vita. La sincerità, l'umiltà, la pazienza.